Emanuele Procopio e Sandra Savino. La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.20. Il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni. Il Ministro Calenda rende un'informativa urgente del Governo relativa al negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati membri sull'accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, noto come TTIP. Intervengono i deputati Senaldi, Fraccaro, Valentini, Marcon, Vignali, Mazziotti di Celso, Allasia, Cirielli, Galati e Locatelli. La Presidente comunica una rimodulazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno. Svolgono infine interventi di fine seduta i deputati Baldelli, Spadoni e Oliverio, al quale rende precisazioni la Presidente nonché la deputata Bechis. La seduta termina alle 17.45 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 21 giugno 2016 con inizio alle 11. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreda, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesareo, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambroso, Damiano, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Amalio, Di Stefano, Epifani, Faraone, Federica, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni, Silveri, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Kronbichler, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lo Sacco, Lotti, Lupi, Madia Manciulli, Marazziti, Mazziotti di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Sarampelli, Ravetto, Relacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scullian, Scotto, Sereni, Spadoni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zampa e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 112, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2324 dei deputati Di Benedetto ed altri, concernente chiarimenti in merito al trasferimento al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana dell'ex Palazzo delle Finanze, con particolare riferimento alla nomina della Commissione Paritetica Stato-Regione. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianclaudio Bressa, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. L'onorevole interrogante, con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, chiede di conoscere le ragioni del perdurante e mancato trasferimento dallo Stato alla Regione Siciliana, con norma di attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia, del bene immobile denominato